Salve, sono LeFou, sono un informatico, al di fuori del mio lavoro mi piace occuparmi di tante cose, tra cui si può intuire anche un po' di musica e anche di video, mi piace realizzare dei video per il mio canale che si chiama LeFou Reloaded, un canale su YouTube in cui parlo di logica matematica, di religione, faccio un po' di debunking e di divulgazione. Riesco a fare tutte queste cose grazie a un sistema operativo gratuito che si chiama Ubuntu, un sistema Linux Ubuntu e alla versione 11.10. Non sono costretto a pagare la licenza, non sono costretto a comprare programmi se questi sono nel centro software gratuito di Ubuntu e riesco anche a produrre video di ottima qualità e adesso andremo proprio a vedere come riesco con un programma gratuito che si chiama OpenShot a produrre i miei video su YouTube, quindi cosa che potete provare a fare anche voi a casa con questo sistema gratuito. Andiamo a vedere. Questa è la barra laterale dei programmi di Ubuntu e qui accediamo a tutti i nostri programmi preferiti. E qui abbiamo la cartella dove ho deciso di inserire il mio video. Questa è la versione che è stata appena registrata della ripresa dal vivo. Cosa faccio? Prendo OpenShot, e questo è OpenShot col suo ambiente di lavoro. Creo un nuovo progetto, chiamiamo Linux Screencast. Salviamo il progetto. Ci serve soltanto andare a inserire questo video tra le varie opzioni, nel materiale. A questo punto applichiamo un nuovo titolo. Possiamo creare un titolo classico, uno standard, e questo qui è lo standard, lo chiamiamo titolo screencast, Linux screencast. Un fu regolare sbagliato, a me piace tanto Arial, facciamo un bianco col fondo nero, opacità massima, molto semplice, abbiamo creato il nostro semplicissimo titolo. A questo punto non dobbiamo fare altro che riversarlo qui nella prima traccia. Se noi facciamo la prova, vediamo subito un preview. Ovviamente andiamo a lavorare anche su dettagli, possiamo dirgli semplicemente che la lunghezza deve essere di 4 secondi e non di 7 che è il suo default. Poi passiamo anche il nostro video che però non è bellissimo in tutte le sue, diciamo, versioni, quindi dobbiamo andarlo a tagliare. Andiamo qui e lo possiamo tagliare esattamente qui. Ecco, punto rimuoviamo questa clip. Possiamo spostare la clip che vogliamo. Questa va avanti. Ta-ta-ta-ta-ta. Vediamo dove tagliarlo. Possiamo tagliarlo anche qui. Ecco, lo rimuoviamo e sfumiamo l'audio. Sfumiamo l'audio in uscita. Vediamo, audio. Volume lo alziamo un po' perché siamo live e facciamo una dissolvenza in uscita di un secondo. Vediamo come viene. Bene, ci è piaciuto. Poi monteremo anche questo video. Inseriamo un nuovo titolo.
In questo modo abbiamo già creato il nostro video. Molto semplice, torniamo all'inizio, facciamo un preview di quello che è uscito. Vediamo. Salve, sono Refu, sono un informatico Perfetto. al di fuori del mio lavoro. Si vede benissimo. A questo punto, possiamo montare anche questo video che abbiamo appena ripreso per vedere poi il risultato finale qual è. Grazie.